Però qua c'è l'ultima scatola. Questa, ragazzi, è la più misteriosa. Come state vedendo, spero come sempre la grandissima. Visto che abbiamo superato i 10.000 like nell'ultimo video in 24 ore, oggi, come promesso, vi porto la mystery box di Fortnite che ho fatto a Colonia. Non vi voglio spoilerare ciò che ho trovato dentro, vi dico solo che sono rimasto molto ma molto sorpreso. E se volete, ragazzi, arriviamo a 15.000 pollicioni in su, me ne comprerò un'altra e lo farò qua da casa. Quindi, se volete, mi raccomando, pollicioni in su. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale, perché ora partiamo. Mettetevi super super comodo, prendete la vostra Coca-Cola, popcorn, e allora sì, come sempre, let's go. Allora, gente, sono qui nel parco di Colonia, vicino al fiume, e visto che non sono a casa mi sento un po' a disagio, perché io sono uno dalla mia tana, il mio gameplay, però volevo assolutamente aprire questo qua a Colonia, perciò io direi di iniziare. Cioè, mi è costato una fraccata di soldi, quindi spero ci sia qualcosa di bello, perché se c'è qualcosa, cioè se c'è tutte robe da un euro e ho speso tutti questi soldi, torno là e glielo tiro in testa. Quindi io apro e sono curioso, cioè tutte queste robe le metterò in stanza quando farò il mio setup. No, loro allora io vedo solo un oggetto, cioè sembra solo un cuscino, ragazzi. Vi giuro che mi sto spaventando, però spero di no. No. Sembra o non sembra un cuscino? C'è qualcosa sul fondo. No. Io pensavo che questa, cioè sembra un cuscino, ma pensavo fosse una borsa. Una vacca. Cata di soldi per un cuscino con il lama rosa. Non ci posso credere. Aspetta un secondo, non voglio vedere cosa c'è dentro lì. Ma già con questo 45 euro. Va bene, confido nel fatto che questo è il pezzo grosso e che lì ci saranno cose, delle chicche limited edition, ok? 45 euro. Okay. Allora, poi una statuetta della Ghoul Trooper, ok, che costerà 50 centesimi. 45 euro, ancora non mi sento ripagato, però è il secondo oggetto, è il secondo oggetto, e carina, non voglio aprirla adesso, ma cioè una roba del genere, non so se si vede, ma piccolina da mettere lì. 45 euro un cuscino. Dai, ci sarà qualcosa di raro ora. Vediamo, poi ci sono un po' di sottobicchieri. Sono sottobicchieri? Sì. Dei sottobicchieri, perché io uso molto i sottobicchieri, tutti i giorni li uso, che dicono Floss like a boss. Questo è il terzo oggetto della mia mystery box. Per ora sono un po' deluso, ma sono sicuro ancora che c'è qualcosa lì dentro, perché non può essere un cuscino, una statuetta e due cose, quindi spero veramente. Andiamo a vedere gli altri. Vi giuro, ragazzi, dentro mi sta piangendo il cuore, perché ho visto un cuscino che praticamente era tutto il pacco. Allora, abbiamo un altro Floss L-Dub, e penso sia un tappettino, sarà un tappettino per il mouse. Bene, io ne ho di tappettini, bello, mi serviva, molto molto bello, mi serviva proprio, grazie Fortnite, anzi non è Fortnite, grazie Gamescom di questo regalo. E praticamente abbiamo già finito qua. No, aspetta. E praticamente questa è la mia mystery box da quasi 50 euro. È l'ultima scatola, ragazzi, ho detto ci faccio... È placcata d'oro. Io ho detto ci faccio un bel video, Colonia, cioè era gigantesco, è una borsa così, ci sarà tanta roba. E mi sono ritrovato finora uno, due portabicchieri, una statuetta e un cuscino. Okay. Dai, almeno è carino. Il cuscino è carino, però non vale quasi 50 euro, ok? Però qua c'è l'ultima scatola. Questa, ragazzi, è la più misteriosa. In realtà la mystery box era questa, cioè questo era tutto il contorno. Questa è la vera mystery box. Quindi rullo di tamburi. Andiamo a vedere.
Via. Se ne sta andando. Inseguiamolo. Non ci credo. È una tazza? Ragazzi, la mystery box da quasi 50 euro. Io mi sento un po' truffato. Oh, ma c'è Gamescom, eh? Germania, Gamescom, dici quale robe saranno top? 400.000 persone. 400, che è stato bellissimo per l'amore del cielo, però tra tutto questa è l'unica cosa che mi ha colpito, cioè Fortnite, ragazzi, sapete che ci tengo tantissimo e mi danno per l'emodico prezzo di 45 euro un cuscino dei portabicchieri Floss Like a Boss, come cavolo è, una statuetta che io andrò su internet a vedere quanto costa questa statuetta, un tappettino per il mouse molto grande, quindi qua ci puoi fare dei gameplay allucinanti, c'è uno spazio che guarda, e per finire la scatola più segreta, una tazza da caffè americano con scritto Floss Like a Boss. In tutto questo l'unica cosa in cui ho visto scritto Fortnite è il cuscino per la mia cuginetta. Anche nella statuetta? La plastica, poi la butti via. Nella plastica però, che andrò a buttare via, c'è scritto Fortnite. E questo, ragazzi, era Mystery Box Challenge. Non fatelo mai a casa, io non lo farò mai più una roba del genere. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questa Mystery Box. No, Box. Misery. Ah, questa Misery Box Challenge. Ok, però vabbè, almeno c'ho la mia tazza Floss Like a Boss, cioè vuoi mettere... Ok, va bene. Io, raga, se non arriviamo, se minimo non superiamo i 10.000 like, io non torno, rimango qua. Rimango qua al Gamescom perché devo farmi rimborsare delle cose. E niente, a parte gli scherzi, cioè scherzi per voi, ma io veramente sono triste. Perciò, domani con un altro video, sempre qua sul canale. Fate come si bravi. Via, ragazzi.